Vengo a Crecchio in queste giornate, cosa trovo? Cosa sono queste serate bizantine? All'imbrunire fino a tarda notte popoleranno il centro storico artigiani, musicisti, matresse e popolani che a loro volta ripeteranno scene di vita quotidiana del VI secolo d.C. Perché Crecchio e i bizantini? Bizantini, noi abbiamo il museo bizantino, viene fuori tutto da una serie di reperti trovati proprio nel territorio di Crecchio, nei vari scavi archeologici fatti negli ultimi 20 anni. All'interno delle tre serate ovviamente chi viene potrà oltre che partecipare a queste vite scene di quotidiane, ma potrà assaporare in ogni piazza dei piatti tipici. E faccia qualche esempio. Allora, i piatti tipici ovviamente sono tutte ricette bizantine preparate accuratamente con ricette dei tempi, e quindi si parte dagli antipasti, ma poi per quindi delle pallotte che dicevo, ma come si facevano in quei tempi, poi parliamo delle zuppe di ceci, di farro, paste e lenticchie, poi passiamo a delle carni, quindi del maiale cotto in agrodolce, possiamo dire, così come delle polpette di mucca cotte sempre con, e poi ovviamente il vino del territorio. Si prevede un grande affluenza. Trovo parcheggio? Sì, noi abbiamo allestito parcheggio di più di 2000 auto, avremo 4 parcheggi. Saremo a Castelli sabato con l'11ª tappa del Festival dei Borghi e incontreremo la realtà artigianale, artistica delle ceramiche di Castelli, le maioliche di Castelli, così come fu definito da Primo Levi vedendo la chiesa di San Donato, un luogo che individua appunto una particolare eccellenza delle ceramiche in Italia, ma direi anche di più il presepe che è stato poi anche presentato nel Vaticano, esattamente a Piazza San Pietro qualche anno fa, è quello che proviene appunto da Castelli, con queste 54 statue in ceramica costruite, realizzate in 10 anni di tempo. Ma andremo anche all'Istituto d'Arte di Castelli, dove appunto avremo la possibilità di vedere importanti opere d'arte che sono appunto a significare il grande impegno, il grande lavoro che da sempre Castelli dal Medioevo riesce a offrire. Quindi sarà una giornata che darà anche il luogo alla 58ª mostra mercato della ceramica e sarà appunto possibile anche cimentarsi in qualche misura con l'attività diciamo lavorazione delle ceramiche, quindi avremo veramente una giornata all'insegna dell'arte, della cultura.